Visto dall'alto, il Molo Sud sembra tracciare il confine di due mondi, uno dominato dal caos, l'altro calmo e riflessivo. Le rocce sono possenti ma irregolari, provengono dal materiale di scarto delle cave dell'Appennino, ma svolgono in maniera egregia uno dei compiti più difficili in natura, arginare la forza del mare. Il Molo Sud nasce all'inizio di uno dei lungomari più belli d'Italia e si lancia in mezzo al mare per quasi 2 chilometri. Gli abitanti sono abituati a viverlo in ogni momento del giorno, in ogni condizione atmosferica. Forse per questo qualcuno ha deciso di rendere omaggio a queste rocce, tanto irregolari quanto utili. Questi massi sono stati messi qui e basta. Poi qualcuno ha visto in questa potenzialità l'idea di scolpirli, anche se non adatti proprio alla scultura o agli scultori che magari vedono qualche problematica nel masso, perché fondamentalmente sono pezzi di scarto che servono soltanto a protezione del mare. Però anche in questo caso gli scultori hanno voluto comunque dire vabbè, proviamoci se non altro a dare una forma a questa massa in forma. L'ultimo tratto del molo è dedicato alla street art. Di volta in volta chiaramente sono stati ricoperti. Perché? Perché appunto man mano si rovinano con la sassedine, l'acqua di mare, le mareggiate, eccetera. Questo qui è anche nello spirito degli street artist, insomma, che in qualche modo sanno che nel giro di 4-5 anni poi l'opera si rovina e poi vanno a riscriverla. Quest'opera di che anno è? E questa è dell'anno scorso proprio, è recente, recentissima, come quella a fianco. In due hanno lavorato insieme e quindi hanno fatto questo lavoro. Questo non è del... No, non fa parte del... L'ho rotto. No, niente. Si vede che qualcuno ce l'ha messo, capito, ma l'ha lasciato lì. Ah, io pensavo fosse parte del... No. Ci sono stati anche degli atti vandalici rispetto al passato, rispetto a certe sculture che sono state rotte comunque, insomma. Da un certo punto di vista l'arte è provocazione, quindi l'arte accetta anche di far parte in qualche modo del quotidiano e quindi ci si aspetta anche... L'atto vandalico, che da un certo punto di vista è anche ben visto, un conto all'indifferenza e quindi tu la guardi e non manco la vedi o roba del genere, un conto invece se interagisci in maniera anche negativa, però insomma qualcosa hai trasmesso. Su questo lembo di terra in mezzo al mare prende vita una delle discussioni più controverse del mondo dell'arte contemporanea. Mentre da un lato abbiamo i writers che non danno peso al futuro del loro messaggio, dall'altro abbiamo chi, con uno scalpello, cerca di conquistare l'immortalità. E a che stai lavorando? Sto lavorando qui a quest'angolo di questo blocco. Vorrei fare un volto che guarda alla passeggiata. C'era un fascio di luce che illuminava una sporgenza di uno scoglio. Con mezz'ora feci sta faccia di questa sirena. Ma non sai cosa fanno le sirene? Queste si nascondono tra gli scogli, come passano i giovani, quelli belli se li prendono, se li portano in mezzo all'acqua. Io ho fatto il cacciatore per una vita. Finita la stagione venatoria venivo qui al mare tutte i sabati e le domeniche a pescare. Questa era proprio la zona mia, guarda. Nell'insenatura in cui andava a pescare, ora c'è immerso il suo presepe di marmo. Al posto di Remaggi e Pastorelli, Peppino ha scolpito i suoi personaggi. Ma le facce sono come mi sono venute veramente. Però i personaggi sono tutti personaggi sanbenedettese. Questo è un pescatore con la rete in collo, con una rista di pesce. Questo ce l'ha un po' il naso alla Dante Alighieri, vero? Un po' Aquilino. La pittura con gli anni magari va via, scompare, si ricopre, si rifà. La pietra questa magari fra 500-1000 anni ancora ci sarà. È quella la soddisfazione di uno scultore, lasciare una scia dietro di sé. Belle e brutte che siano, ma uno fa in base alle possibilità e la sapienza che ha. Però queste rimangono e noi ce ne andiamo.